sul viaggio in Toscana. Sì, certo. Allora, sentimi, viaggio in Toscana anche per Forza Italia. Fate che cosa? Un viaggio sulle orme del presidente Rossi? No, no, seguiamo un tracciato diverso, non seguiamo Rossi, non lo seguiamo in nessun senso Rossi. Giriamo la Toscana, la pubblicazione che abbiamo fatto per questi 100 giorni di ritrovata attività non solo di una denominazione ma anche di un attivismo importante, quindi sono 100 giorni di attività in Consiglio regionale. E questa pubblicazione, oltre che girare la Toscana, vuol rigirarla anche nel senso politico del termine. Significa tornare a contatto con la gente, con le istituzioni, con i nostri rappresentanti, con gli elettori in generale, per presentare loro i nostri programmi e per ascoltare da loro consigli in quel senso. Giriamo tutte le province della Toscana in ogni tappa evidenziando quelle che sono le necessità del territorio, quindi saranno tutti incontri tematici, non andremo a ripetere le filastrocche della politica ma andremo ad affrontare i problemi veri di questa regione. Problemi veri di questa regione che in estrema sintesi? In estrema sintesi sono quelle della economia, è una regione fortemente contratta nelle sue potenzialità economiche, i problemi veri sono quelli dell'assetto urbanistico, noi la prima tappa l'abbiamo a Grosseto fra una decina di giorni e parleremo proprio della revisione della legge 1, quindi i problemi sono quelli di un territorio che è in particolare sofferenza, che è particolarmente frustrato dalle imposizioni tributaria di Rossi, che ha registrato nella ultima finanziaria altri 224 milioni di euro ulteriormente imposti ai cittadini della Toscana, quindi una regione che ha grandi potenzialità ma che sta soffrendo davvero, davvero tanto.